Ti senti più showmano o più showman? Credo che di avere entrambe le caratteristiche, devo dire la verità. Più showman, probabilmente. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia, ma questa è la nostra parte. Uno showman come si rapporta rispetto ad un'atmosfera di questo tipo in una pieve medievale? Uno showman è sempre emozionato. Secondo me la chiave è quello, emozionarsi sempre, perché bisogna sempre mantenere un certo stupore nei confronti della realtà, secondo me, ed è soprattutto dell'incontro. Io ce l'ho di natura, sono un curioso. D'altra parte, se uno è un artista, se uno fa la pole artista, deve essere curioso. Quindi tutte le situazioni nuove, in particolare quando sono culturali, mi attirano tantissimo. Quindi questa serata, questa pieve di San Siro mi ha profondamente toccato, perché qua dentro c'è tanta storia e poi io sono molto legato affascinato, perché legato al Medioevo, perché quando avevo 14 anni ho letto Il nome della rosa, che mi ha formato proprio letteralmente, è stato un romanzo di formazione non solo per me, per tanti altri della mia vita. Quindi vedere queste pietre che comunque fanno parte di quel Medioevo che ho tanto studiato nei libri, anche nei romanzi, mi ha toccato. Quindi noi stasera ti conferiamo questa targa per darti il dono. Chiamo il presidente del sito UNESCO 94, Sergio Bonomelli. Che significato ha questa targa? Un significato importante, perché erano 6 anni che non ricevevo un premio. Io ne ho ricevuto una decina, anche belli, importanti, come il primo Ciampi, il primo Lunezia, il primo Bindi. Erano tanti anni, quindi io ho notato che, sebbene io non sia assolutamente una persona competitiva per niente, no? Però mi rendo conto che questi premi danno un grande slancio agli artisti per continuare sulla propria strada e non farsi scoraggiare da tutte le circostanze negative che sempre si trovano lungo il cammino. E quindi, più che gratificare una vanità generica, riescono semplicemente a dare uno slancio, un grande sforzo per andare avanti, perché si vive non sempre in maniera facile, no, quando si fa questo mestiere. E quindi io lo prendo così, come ovviamente anche un modo per continuare a migliorarmi lungo la strada. Cosa direbbe Gaber della situazione attuale? La canzone che io ho scritto, Cosa avrebbe detto Giorgio, l'ho voluta nel titolo col punto interrogativo, cioè in modo da chiederlo proprio cosa avrebbe detto, e questo rimane un dilemma. Probabilmente sarebbe stato così smarrito che non avrebbe detto niente, perché è andato ormai, la realtà secondo me è andata oltre ogni più incredibile aspettativa, anche negativa. Quindi, però comunque, nonostante questo, la sua mente avrebbe ragionato, e prima o poi qualcosa di importante, di profondo sarebbe uscito, che ci avrebbe un po' indicato la strada. Io vedo questi artisti come delle vere e proprie guide, esattamente come Virgilio con Dante, cioè la stessa cosa per me. Quindi ci manca lui, ma ci manca tutti gli artisti intellettuali che hanno contribuito proprio a guidare non soltanto gli artisti, appunto quelli che fanno gli artisti, ma tutte le persone, il pubblico, chiunque. Stato di speranza, perché la canzone, che appunto si chiama Cosa avrebbe detto Giorgio, che ho citato adesso, finisce proprio con un grande messaggio di speranza, perché sebbene sia molto amara e parli proprio di quello che potrebbe dire un grande come Giorgio Gaber sulla nostra realtà così negativa, però finisce con un messaggio di speranza, perché dice: nonostante tutto questo c'è sempre un'isola nel mare. L'isola nel mare è proprio la speranza che dicevo prima, di raggiungere un sogno, quel sogno che poi raccontava Edoardo Bennato nell'Isola che non c'è. E io finisco proprio la canzone dicendo: c'è sempre un'isola nel mare, come a dire, davanti a tutto questo, insomma, questo squallore attuale, bisogna sempre conservare questa speranza, perché il mondo si può ancora cambiare, secondo me.